tonsille! Ciao, sono Ugolino, il gattino. Voglio raccontarti tutto ciò che succederà nell'intervento per togliere le tonsille e le adenoidi, cioè quelle piccole palline che hai nella gola, che spesso diventano grandi e ti fanno male. Un dottore le toglierà dalla gola e poi potrai tornare a giocare, saltare e andare a scuola meglio di oggi, perché non avrai più male alla tua gola. Questo dottore farà a te e ai tuoi genitori tante domande per vedere come stai. Controllerà la tua gola, il tuo cuore e il tuo respiro e scriverà una cartellina speciale che avrà il tuo nome con tutte le informazioni raccolte. Durante l'intervento dormirai tranquillamente grazie a una medicina speciale e così non ti accorgerai di nulla. Dovrai stare in ospedale solo un giorno e dovrai dormire in ospedale per una notte sola e il giorno dopo potrai tornare a casa. La sera prima di venire in ospedale puoi mangiare le cose che ti faranno bene, per esempio la minestrina, la carne lessa, il purè e la frutta cotta, e puoi bere, anche se ti svegli di notte. Il giorno prima di venire in ospedale, preparati uno zainetto con dentro il pigiama, il tuo gioco preferito, un asciugamano, un bicchiere e un cucchiaio e la biancheria intima, e anche le ciabatte. E prima di andare a dormire, fai anche un bel bagnetto, come sta facendo Pluto adesso. Quando arriverai in ospedale alle 7, un'infermiera ti accompagnerà nella stanza dove trascorrerai il tempo dopo l'operazione. L'abbiamo tinta di un colore chiaro, ed una nostra amica ha fatto dei disegni sulla parete. La tua infermiera ti darà delle gocce con acqua e zucchero. Queste gocce sono la preanestesia, cioè una medicina che ti aiuterà ad addormentarti. Questa infermiera è bravissima e ti metterà anche una cremina magica sulle braccia. Con questa crema non sentirai nulla quando in sala operatoria ti metteranno un piccolo ago, come quello del prelievo nel braccio, per far entrare la medicina che serve per farti dormire. Dopo potrai farti accompagnare da mamma o da chi vuoi tu in sala operatoria. Ora ti presento un mio amico. Si chiama Ivan. Quando era piccolo, anche lui è stato operato alle tonsille. Ora ti farà vedere cosa dovrai fare in sala. Arrivato davanti alla sala, saluterai la mamma. La sala operatoria è un posto in cui tutto deve essere super pulito. È proprio per questo motivo che le persone che ci lavorano sono tutte vestite con una divisa verde, una mascherina e una cuffia. All'ingresso della sala operatoria abbiamo preparato un angolino dove potremo conoscerci meglio e se ci sarà tempo a sufficienza potrai anche fare un disegno. Dentro la sala incontrerai degli infermieri e dei dottori bravissimi che ti conoscono perché hanno con loro la cartellina con il tuo nome in cui ci sono scritte tutte le informazioni su di te e ti faranno compagnia per tutto il tempo che rimarrai in sala operatoria. Ivan ora ti farà vedere com'è fatta la nostra sala operatoria. La sala operatoria è un posto speciale, assomiglia a un'astronave. Infatti, ci sono la plancia di controllo e le luci circolari. Ivan ora si è sdraiato sul lettino, proprio come dovrai fare tu. Quando sarai sdraiato sul lettino, ti attaccheranno sul torace delle figurine rotonde che sono collegate ai fili che fanno leggere come batte forte il tuo cuore. Ti metteranno una luce sul dito che lo fa illuminare. Da questo punto sentirai dei rumori particolari, dei beep beep. Guarda quella speciale televisione, si chiama monitor, e dentro si vede come batte forte il tuo cuore. Indosserai quindi la maschera dell'astronauta. Dovrai soffiarci dentro forte, e così respirerai un'aria magica che ti farà dormire tranquillamente per tutto il tempo. A questo punto, tu potrai fare dei bellissimi sogni, mentre i dottori ti opereranno. Per farti stare caldo, ti copriremo con una copertina argentata che sembra di alluminio, come quella che la mamma usa in cucina per coprire il pollo. Finito di dormire, ti porteremo in una stanza, la sala risveglio, dove un'infermiera starà con te per un po' e controllerà il battito del tuo cuore e l'ossigeno, con quella luce che hai sul dito, e ti darà anche delle medicine. Potresti avere anche un po' di fastidio in gola, ma questo è normale. Ma se senti male, dillo subito all'infermiera, che ti darà delle medicine per fartelo passare. Poi, verrà a prenderti tua mamma o chi vuoi tu, e insieme tornerete nella tua stanza. Sul tuo braccio ci sarà un tubicino per la flebo. Tranquillo, dovrai tenerlo solo poco e serve per mettere le medicine che ti faranno stare bene. Ora, un'infermiera, come avevano fatto in sala risveglio, verrà a controllarti. Lo farà spesso durante questa giornata. Poi metterà un bracciale che stringe il braccio per vedere quanto la tua pressione sia forte. Le prime ore dopo l'intervento sono le più importanti. Mi raccomando, fai bene le cose che ora ti spieghiamo. Dovrai stare a letto il più possibile nella posizione indicata e potrai alzarti solo dopo aver chiesto il permesso ad un dottore o un'infermiera.
nelle ore successive all'operazione, ti chiederemo come stai e tu ci racconterai tutto quello che senti. Noi ti chiederemo se hai un po' di fastidio in gola e ti faremo vedere uno speciale righello colorato con varie intensità di viola. Viola scuro se hai male e viola chiaro se non ne hai. Tu dovrai dirci quale colore corrisponde alle tue sensazioni. E se invece sei più piccolino, ti faremo vedere una scheda con delle faccine dalle varie espressioni, dalla sorridente se non hai male alla faccina che piange se senti male. Tu dovrai indicarci quale corrisponde a come ti senti. Dopo poco tempo, un'infermiera verrà a portarti una camomilla, che potrai bere a piccoli sorsi. A questo punto, ti toglieranno il tubicino dal braccio e alla sera potrai finalmente mangiare. L'infermiera ti porterà dei cibi tiepidi e morbidi, come ad esempio formaggio molle, passato di verdura, budino o yogurt. La sera dell'intervento rimarrai a dormire in ospedale con accanto un genitore. Il giorno dopo, un dottore ti visiterà per vedere se stai bene e potrai rientrare a casa. Il dottore ti darà delle medicine che dovrai prendere durante la prima settimana per farti guarire più in fretta. Sorpresa delle sorprese! A tutti i bambini bravi e coraggiosi consegniamo il diploma di grande coraggio, un premio speciale che potrai far vedere a tutta la tua famiglia e ai tuoi amici. Un'infermiera verrà a consegnarti la lettera di dimissione, cioè un foglio in cui ci saranno scritti altri comportamenti che dovrai adottare per guarire completamente. Arrivato a casa, ricordati di riposarti. Per qualche giorno potresti avere una voce speciale. Sembrerà quella di un papero. Succede perché ti hanno operato in gola, vicino alle corde vocali. Potrebbe venirti anche un po' di febbre. Avrai fastidio alla gola e alle orecchie. Tu comunque cerca di bere e mangiare, così guarisci più in fretta. Nella prima settimana dovrai star tranquillo e a riposo a casa. Poi, dopo una settimana, vieni di nuovo a salutarci e a farti visitare. Così, se sarai stato bravissimo, il dottore che ti visiterà ti lascerà fare tutto quello che ti piace. Le capriole, bere con le cannucce e anche andare a scuola.